l'olobrigida no alla sostituzione etnica, parole eccessive obiettivamente. Parole di propaganda che in realtà non stanno né in cielo né in terra, non c'è un piano. Ci sono paesi che esplodono per guerre, per carestie, e ci sono persone che cercano di mettere in salvo se stessi, i propri bambini, le proprie famiglie, altri che cercano invece lavoro fuori, come capitò a noi, sappiamo bene, solamente pochi decenni fa. E quindi un grande paese come è il nostro ha bisogno di una risposta che sia innanzitutto vera di fronte a un problema vero. Non c'è un'emergenza, c'è un'emigrazione strutturale, a un tema strutturale si danno risposte strutturali, e invece questo governo fa propaganda, toglie dalla nostra legislazione la protezione speciale che deriva direttamente dalla nostra Costituzione, che si deve a chi fugge da situazione di pericolo, e soprattutto smantella quel sistema di accoglienza italiano fondato sui comuni, che aveva impedito a migliaia di immigrati di cadere nella irregolarità e quindi nella illegalità, e quindi preda della manovalanza criminale. Quello che servirebbe nel nostro paese è invece un atteggiamento serio, lo dicono le imprese, quelle non solo grandi, anche medie e piccole, che c'è bisogno di manodopera. L'atteggiamento serio è una via regolare alla immigrazione, un controllo dei flussi che contrasti con l'irregolarità, anche l'illegalità e la criminalità, cosa che invece questo governo non vuole fare, perché agita continuamente in maniera parossistica la propaganda, ma poi getta nell'illegalità e quindi aumenta anche la criminalità. Questi sono gli effetti di un provvedimento pesantemente sbagliato, che non è un caso ha visto contrari tantissimi sindaci del nostro paese, preoccupati per quello che può succedere nelle nostre città. Su Italia Notizie abbiamo parlato di fascismo preintenzionale e di razzismo genetico, per dire che il governo sta mostrando una faccia veramente di destra, di estrema destra. Soprattutto un furore ideologico che non risolverà alcun problema. Noi abbiamo bisogno invece di concretezza, abbiamo bisogno di dare alle persone che arrivano una prospettiva di inclusione e di integrazione. Per questo c'è bisogno anche di riattivare una legislazione di cittadinanza attraverso lo Ius Scholae, far studiare chi sta in Italia, chi studia in Italia è italiano, deve potersi integrare. Se questo non avviene, come vuole la destra, si aumenta l'illegalità, si aumentano i problemi, si aumenta anche la criminalità. Parlano di sicurezza, ma aumentano l'insicurezza, agitano problemi, non li risolvono, per ingigantire invece una tensione su un tema che va affrontato con serietà e determinazione.